Grande fratello VIP, Tavassi a Daniele, se tu gay non direi di baciarci per scherzo. Tavassi, Edoardo Donna Maria, Nicole Incurvaia e Nicole Murgia hanno infranto il regolamento del grande fratello VIP staccando un microfono del van e confrontandosi su quello che accade fuori dalla casa. Nel corso della diretta che è andata in onda il 23 febbraio, sono infatti state mostrate le immagini di quello che hanno fatto i quattro protagonisti della settimana edizione pensando di non essere sentiti dagli addetti ai lavori. Come pronunciare una serie di volgarità sulla sfera privata di Daniele Dal Moro. Uno dei momenti clou dell'ultima puntata del Grande Fratello VIP, quella che ha visto l'eliminazione di Antonino per mano del televoto. È stato quello dedicato all'apertura di una busta nera. Ad un certo punto della diretta il conduttore ha raccontato ai telespettatori quello che hanno combinato quattro vipponi la notte prima, Tavassi. Donna Maria, Nicola e Nicole si sono infatti chiusi nel van per oltre un'ora conversando convinti di non essere ascoltati. Il romano, inoltre, poco prima aveva staccato il microfono presente violando il regolamento del programma, interpellato sul perché del gesto. Il concorrente ha detto di averlo fatto soprattutto per poter condividere un momento di intimità con la fidanzata in corbaia. I quattro protagonisti di quello che la rete ha ribattezzato Vangate, poi, hanno confessato cosa si sono detti la notte precedente. Donna Maria ha ammesso di aver visto i genitori quando è uscito per votare. Tavassi di aver scherzato su tanti argomenti anche un po' sconci tirando in ballo i coinquilini. Alfonso ha scelto di censurare i commenti che Romano ha fatto su Daniele e sulla sua sfera intima. Azioni che il conduttore ha descritto come volgari e per nulla divertenti. A fine puntata, però, ci ha pensato il diretto interessato a svelare a Dal Moro cosa ha detto all'interno del van. Precisando che stava scherzando come fa sempre sia con lui che con gli altri vipponi che reputa amici. Stavamo facendo battute politicamente scorrette. Abbiamo detto di tutto, ma hanno decontestualizzato la cosa. Ha fatto sapere il protagonista del Grande Fratello VIP dopo la diretta del 23 febbraio. Anche se non l'ha mai detto esplicitamente, Tavassi ha lasciato intendere che nel van ha fatto battute sull'orientamento sessuale di Daniele e sulla cotta che si è preso per Oriana nell'ultimo periodo. Se tu fossi gay non direi di baciarci o fidanzarci per scherzo. Mi conosci, sai che faccio sempre questo tipo di battute. Anche quella lo era sul fatto che ci piacciamo. Il senso di quello che ho detto è che se Oriana ti dicesse di avere, virgola allora tu ci, virgola le Romano non ha completato le frasi ma ha mimato con i gesti il concetto che voleva far arrivare al compagno d'avventura. I fan del Grande Fratello VIP hanno interpretato queste parole in un unico modo. Ovvero che se la venezuelana avesse avuto l'organo di riproduzione maschile, Daniele si sarebbe già lasciato andare fisicamente con lei. Velatamente, dunque, è come se Tavassi avesse messo in discussione l'eterosessualità del coinquilino, sentendo lui. Però, si è trattato solo di battute di spirito che gli addetti ai lavori hanno decontestualizzato dandogli un'importanza maggiore di quella che avevano quando le ha pronunciate. Questo comportamento scorretto, dunque, è costato ai due Edoardo, a Nicola e Nicole una nomination d'ufficio. Crestine pentru tine, fie egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestul, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Gespe, chimie, rimarul, Spike, buia, si șoapă. Grasul nimeni altul, del, vedeți sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc, cresc. Ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât